Buongiorno, oggi inizio il vlog con un bastone alla mano. Ebbene sì, sto facendo pulizie abbastanza profonde, non di quelle già di primavera, però insomma sto cercando di pulire il più possibile perché la piccola Alessandra sta dormendo abbastanza profondamente. Si è fatta una bella magnata verso le 2:30, ora sono le 3:30 passate, sta ancora dormendo nella sua culla tranquilla, quindi io ne sto approfittando per pulire tutta casa, lavare per terra, aspirapolvere, eccetera, perché stasera avremo amici a casa che ci vengono a trovare, quindi insomma dopo vi racconterò bene. Quindi io sono qui che pulisco la casa e ne approfitto per farvi vedere una cosina che mi è arrivata tramite Octoly, offerta da Origins, che ringrazio e saluto. E mi è arrivata questa lozione qui, è una lozione gel idratante, se non ho capito male, e quindi voglio assolutamente provarla con voi, quindi penso che l'applicherò prima di andarmi a truccare. Vengono amici a casa, quindi non devo uscire, non farò un trucco eclatante, però insomma, prima di mettere anche solo una base viso, un fondotinta per coprire un po' i rossori, sono curiosissima di provarla. Perché, se non ho capito male, va comunque proprio ad attenuare questi rossori. Quindi, essendo una lozione idratante in gel, dovrebbe aiutare a idratare e a calmare, diciamo, anche questi rossori qua. Quindi, insomma, sono curiosissima e la proveremo magari dopo insieme. Quindi, grazie Octoly e grazie Origins. E dopo la proviamo. E poi vi volevo far vedere che finalmente mi è arrivata l'agendina, quella di cui vi ho parlato addirittura quando aspettavo ancora Alessandra in gravidanza. Chi ha visto il vlog notturno, quello che avevo fatto di notte praticamente perché non riuscivo a dormire, che avevo il pancione, sa di cosa parlo, perché avevo fatto vedere tramite il cellulare su Amazon quale volevo acquistare e finalmente è arrivata. È veramente carinissima. Eccola qui, il colore è spettacolare. Ma poi è molto molto simpatica. Qui c'è Molang in copertina, qua c'è il culetto di Molang. E vi faccio vedere a grandi linee, insomma, di che tipo di agenda si tratta. È molto semplice, piccolina, vedete? Sì, una mano praticamente. Formato ideale, secondo me, né troppo grande né troppo mignon, perché altrimenti non mi ci sta nulla. E mi è piaciuta tantissimo la copertina perché intanto il Molang, diciamo, la scritta Molang Diary è come fosse stampata a caldo, quindi è scavato praticamente. Poi il materiale della copertina sembra fatta con quelle righine che sembra quasi di pelle, ovviamente non è pelle, è plastica, però insomma per 8 euro direi che è veramente carina. Ha anche qui una taschina dove ci posso applicare sia qui davanti che qui, quindi posso utilizzarla per stickers, queste cose qua, perché io adoro un po' personalizzare l'agendina. E poi qua c'è il calendario 2019-2020, insomma, poi magari se volete che vi può interessare ve la faccio vedere meglio, vi spiego come è strutturata perché ha una bella struttura questo diario e vedete, ha sia il resoconto mensile, tra l'altro dovete scrivere voi il mese, il giorno, quindi ve la personalizzate proprio abbastanza a 360 gradi. E poi ha un sacco di piccoli fumetti, vedete questo qui, molto molto carina, mi piace proprio tanto tanto. Questa qua l'aveva presa anche la mia migliore amica anni fa quando ci eravamo conosciute sul lavoro. E quindi mi fa anche un po' tornare indietro nel tempo, mi fa star bene questa agendina, mi ricorda lei, mi ricorda la nostra amicizia, tante cose, quindi l'ho presa proprio volentieri e la utilizzerò appunto per le spese, per segnarmi le cose da pagare, l'agenda diciamo per la vita, praticamente per questo anno, per segnarmi appunto tutte le responsabilità, mettiamola così, e anche per YouTube, quindi voglio utilizzarla un po' per tutto. Non mi va di avere 2000 agende, ecco, in giro per casa, preferisco una dove gestisco spese, pagamenti, video per YouTube, qualche idea, perché tra l'altro poi qui in fondo ci sono degli spazi liberi, sia a quadretti, non so se li vedete, sia a righe.
Quindi è molto molto bella questa qua, anche pagine bianche dove potete fare delle bozze, dei disegnini, altre righe, insomma, quindi spazio ne ho per segnarmi dei tag, per segnarmi delle idee, se una sera mi prende lo schiribizzo di avere un'idea, oppure se adesso io le domande per esempio per l'ask le leggerò tramite Instagram, perché appunto non filmo con il cellulare, avendo una videocamera sono fortunata in questo senso, però diversamente filmassi col cellulare potrei segnarmi tranquillamente le domande dell'ask, quindi insomma per farvi capire che è veramente molto molto comoda e sono molto molto soddisfatta. Tra l'altro anche lo spazietto in fondo per la penna, tanta roba. Comunque, detto ciò, io vi accennavo appunto di questa coppia di amici che viene a trovarci stasera, che appunto lei è Silvia, quindi quella che avete visto, ho fatto il vlog del suo compleanno, e lui è il suo compagno, e insomma sono contentissima perché praticamente mi festeggerà stasera il compleanno, perché lei purtroppo non potrà esserci, non abitando vicine, non potrà esserci quando sarà il mio compleanno a fine di questo mese, quindi insomma mi vuole festeggiare, mi vuole portare la torta tenera e quindi io farò le pizzette, quindi dopo faremo, anzi forse direi che è il caso che io ne approfitti adesso che Alessandra sta dormendo e mi inizio a almeno preparare le formine praticamente circolari per le pizzette. Ho ricomprato la pasta sfoglia e il pomodoro, ho preso anche un paio di bibite, ho preso il tè freddo, ho preso la Coca-Cola e appunto le due sfoglie per fare le pizzette. Adesso vedrò, ma penso farò tutti e due i rotoli perché altrimenti rimangono troppo poche. Ricky ha preso anche un paio di birre per i due uometti e poi c'è la pizzottella, simil pizzottella presa alla Lidl, sempre per le pizzette, e poi vabbè il pomodoro, quindi adesso penso che inizierò, perché mi conviene almeno iniziare visto che Alessandra dorme, perché dopo poi non tanto, le pizzette comunque rimangono buone anche fredde, quindi come i salatini che si comprano in pasticceria, quindi direi che mi preparo tutto e inizio. Allora, è proprio vero che quando hai un neonato non puoi organizzarti nulla, perché sono tutti di là e io non sono riuscita neanche a prepararmi, cioè alla fine sono esattamente come avete visto oggi, se non che sono vestita. Quindi mi sono isolata un attimo, giusto almeno da spazzolare i capelli, cioè. Vabbè, non sono ovviamente neanche riuscita a provare la mia cremina idratante, ma ho pensato che lo faremo dopo. Lo facciamo quando mi strucco, così almeno. Vabbè, lasciamo perdere, perché praticamente sono riuscita a fare tutte le pizzette, poi ho finito di sistemare la casa e alla fine non sono riuscita a metto giusto un po' di mascara. Ma sì. E quindi insomma non sono riuscita poi a combinare nulla, perché si è svegliata Alessandra e l'ho allattata e l'ho cullata, poi aveva un po' di colichine, insomma è così, è così, quindi non mettiamo giusto un pochino di questo qua è il Baby Lips, quindi insomma giusto per non sembrare un cadavere. Detto tra noi, volevo un po' di blush ma non lo trovo, è sparito il blush. Tutta a me stasera. Comunque la mia amica quando rivedrà sto vlog si farà tante risate. Comunque la mia amica ha portato la torta, dopo vi farò vedere tutto, ha portato anche dei regalini per Federico, per Alessandra, non doveva, però dopo vi farò vedere tutto quanto.
Alessandra adesso dorme e quindi niente, ora torno di là, ci vediamo tra poco. Ah, ciao amore. Ciao mamma. Andiamo tu. Si è svegliata. Qua le pizzette stanno qua. Dice no. Silvietta. Torsina. Se sbattevo qui c'avevo una bicchiere. Ci facevi il canestro. Sono curiosa. Che bella. Bellissima. Quei cuoricini. Grazie. Buon compleanno. No, aspetta, stavo parlando. Okay. Questa cappellona, vedete, ne faccio tante. Poi io tanto sto registrando. Ma poi per animare. Tu? Vuoi che ti faccio un video? No, no, tanto c'è già lì. Sono in giù. È vero. Vado? Vai. Olè, auguri amore. Auguri, auguri amore. 20 giorni prima. Dettagli, sì. Sì, un po' in anticipo, ma dettagli, quello lì. Dettagli. Meglio prima che dopo. Amore, taglia. Taglia che se magna. What the? Alcune volte tutto strano. Poi c'è anche dei regalini. Adesso poi spacchettiamo. Ora sei. Qui c'è la mia topolina. Dormono tutti ovviamente, sono andati via tutti e Federico e Riccardo dormono e noi abbiamo appena finito di fare pappa, abbiamo fatto il rottino e adesso siamo qua a rilassarci un po' sulla straietta e tra poco proverò a portarla a dormire. Sono praticamente le 2 di notte, sono andati via tutti e dormono tutti anche. Io mi devo struccare e soprattutto devo rifornire i dischetti nel portadischetti perché non ce n'è più. La serata è andata benissimo, ci siamo divertiti tanto, così nel frattempo... Cos'è? Un mix tra una moto e un trattore. E così nel mentre dicevo vi aggiorno. È andata tutto bene, ci siamo divertiti. Silvia mi ha portato anche dei regalini sia a me per il mio compleanno, perché appunto come vi dicevo poi a fine mese lei non sarebbe potuta esserci per il mio compleanno, quasi finito, e quindi insomma ci teneva tanto a festeggiare la prima volta che sarebbe venuta qui a Torino a trovarmi, insomma, a trovarmi e a trovare anche la sua famiglia, quindi ne abbiamo approfittato per vederci, per festeggiare. È stata dolcissima perché mi ha addirittura comprato la torta, mi ha comprato i regalini, insomma, veramente. Visto che guarderà sicuramente questo vlog, grazie Silvietta, ti voglio bene. Ci siamo divertiti. Abbiamo sparato 4 cavolate, abbiamo riso, abbiamo scherzato, abbiamo fatto anche delle foto. Tra l'altro ho messo un paio di foto su Instagram, però le ho rimosse perché non ci ho pensato. Ho messo anche una foto in cui ho la torta di compleanno, diciamo, davanti. Con in braccio Alessandra, però tante di voi, quasi tutte, mi stavate giustamente facendo gli auguri di buon compleanno, ma il mio compleanno è il 30 aprile, quindi insomma per evitare un po' di confusione, doppi auguri, farvi perdere tempo anche voi, ho tolto la foto e casomai la rimetterò poi il giorno del mio compleanno, insomma, così evitiamo confusioni varie. Quindi adesso mi strucco per bene e poi provo un secondo con voi questa crema qui che mi ha appunto omaggiato Origins tramite Octoly, quindi ringrazio sia Octoly che Origins. Sono curiosa sinceramente di provarla, quindi ci tenevo e volevo provarla prima
di truccarmi, ma non ce l'ho fatta. E Alessandra, permettendo che nella sdraietta che sta, diciamo, digerendo, perché così sta un po' su e poi andremo a nanna, la proviamo un momento. Quindi mi strucco per bene e torno. Il profumo è molto buono, soprattutto molto fresco, cioè la sensazione è molto molto fresca. Il profumo sembra tipo lavanda, molto buono. Mi piace, ragazza, il profumo è veramente qualcosa di super super rilassante. Sicuramente mi aiuterà a conciliare il sonno, perché è veramente buona. Profumo meraviglioso. Poi ovviamente le creme idratanti non si vede il risultato subito, però a primo impatto mi dà una sensazione molto positiva. Quindi in caso nel vlog di domani vi dirò, devo andare. Allora ragazze, colichina in corso, povera. E vi dico che la sensazione della crema, del gel, della lozione idratante dell'Origins mi sta piacendo molto. Il profumo, sono passati 15 minuti più o meno, mi sono toccata la pelle e la sento già da subito molto più morbida e proprio più corposa, non so, meno secca. Ecco, mi è piaciuto moltissimo e soprattutto il profumo mi rilassa da morire, quindi penso la metterò tutte le sere prima di andare a nanna, perché mi rilassa proprio, veramente è incredibile. Comunque trovate tutti i link nell'info box se appunto anche voi volete provarla. Noi sembra ci siamo un pochino calmate, speriamo in bene. Diciamo che non ho proprio voglia di dormire, però insomma è più tranquilla di prima. Qua ci sono i regalini che ha portato Silvia, qua c'è delle cose per Alessandra, qua il mio regalo di compleanno, una cosina per Pasqua e qua delle cosine che ha portato per Federico, sempre dolcissima. Mi ha lasciato senza parole, poi mi ha portato anche la torta, insomma è stata un tesoro. E nel prossimo vlog domani, tanto farò un altro vlog, vi faccio vedere cosa c'è all'interno, perché ora farei troppo rumore. Noi vi salutiamo, spero che questo vlog vi sia piaciuto. Ho una faccia distrutta, sono stanchissima e spero veramente che questa notte dormirò qualche oretta. Io vi saluto, ci vediamo domani con un nuovo vlog e buonanotte.